La strada statale 645, meglio nota come la Fondovalle del Tappino, collega Campobasso a Foggia ed è da tempo messa in condizioni di non supportare adeguatamente il traffico moderno. Da anni si chiede l'attenzione delle istituzioni, soprattutto per un tratto di strada nei pressi del chilometro 18, dove aggravare il tutto è una frana che rende il tratto stradale alla stregua di una mulattiera e dove nel passato si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali. Stanchi di aspettare, questa mattina i tre sindaci di Tufara, Gambatese e Pietracatella hanno deciso di protestare, presidiando il luogo. Questa è una strada che da oltre 10 anni versa in questo stato comatoso. È una strada particolare perché tra l'altro è decisa per classificazione dall'ANAS una strada di terza serie, cioè una strada a basso traffico, quindi poco attenzionata da parte di ANAS. Però per quando loro dicono che siamo pochi quelli che ci passiamo, la nostra preoccupazione è che quelli che ci passiamo siamo in una condizione di pericolosità estrema su questa strada, oltre ad avere dei danni permanenti alle nostre autovetture, perché transitando qui 3-4 volte al giorno chiaramente le macchine ne risentono, quindi noi abbiamo dei costi aggiuntivi, dei costi reconditi sulla manutenzione delle macchine che sottrae reddito alle nostre famiglie. E la mancanza di apertura di un cantiere in queste aree fa sì che oggi anche la presenza della CGIL, CISL e UIL ci dia conforto, perché i cantieri di per sé sono oggetto di reddito e di lavoro da parte dei cittadini di quest'area. Alla manifestazione hanno aderito anche le sigle sindacali di categoria degli edili, Filea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, con i loro dirigenti e i lavoratori. Noi oggi siamo qui perché abbiamo recepito il messaggio, il grido d'allarme dato dalle comunità su questo territorio, sul problema della strada. Questa è una frana che portiamo avanti da una decina di anni, ma non è l'unica in Molise. Abbiamo Cimita Campomarano, abbiamo Pedacciato, abbiamo altre strade un po', forse situazioni un po' più delicate rispetto a questa, però questo era un simbolo, perché questa è un'opera che è stata appaltata con 2 milioni di euro, che i lavori sono fermi, che la situazione è ancora quella di una mulattiera che sono costretti a percorrere tutti gli abitanti che vivono in queste zone e che è frutto di spopolamento dei piccoli centri, perché questo è un problema della nostra regione. L'isolamento delle strade a volte porta allo spopolamento dei piccoli centri, quindi il grido d'allarme dei sindaci che noi recepiamo e che manifestiamo. È chiaro, tutto si ripercuote anche sulla crisi, che noi abbiamo una crisi importante nell'edilizia e questi potrebbero essere dei volani per poter rilanciare l'intero settore e anche una parte dell'economia regionale. C'è molta disattenzione, noi abbiamo uno dei territori più franosi d'Italia, il Molise ha in percentuale il territorio forse fra i più franosi d'Italia ed è quello meno attenzionato da questo punto di vista, cioè le risorse che vengono investite per la messa in sicurezza del territorio sono fra le più basse della regione, in percentuale fra le più basse d'Italia.